Le aree intonate da Mirko Palazzi nel recital lirico-sinfonico accompagnato dalla Filarmonica Rossini, diretta da Davide Missaglia, hanno fatto da cornice musicale di un altro sold out per il nuovissimo Teatro Santi di Bottega. È la conferma di un fine gennaio davvero speciale per Vallefoglia, capitale della cultura per una settimana e apripista del progetto di Pesaro 2024 50x50 Capitale al quadrato. Con un programma molto intenso, molto faticoso, molto denso, sei giorni tutte le sere alle 21 e si concluderà domenica con spettacoli importanti. Stasera è un basso Mirko Palazzi di fama internazionale con radici locali, se oggi vive a Roma, e quindi è tutte le sere è pieno di gente. Siamo stati, il primo giorno purtroppo faremo qualche replica perché tanta gente è rimasta fuori, perché la capienza è 336 posti, quindi su quello ci siamo limitati. E c'è tanta gente che ha visto finalmente in quest'area un teatro importante che vale per tutti i comuni di questi 50.000 abitanti e che lavorerà insieme al teatro di Sant'Angelo in Lizzola, alla rete dei teatri marchigiani, per dare una crescita anche culturale ad una comunità molto laboriosa. Ma quello di Vallefoglia Capitale pronto ad offrire altri tre appuntamenti fra questa sera e domenica 28 gennaio. C'è il coro della Città Futura con la danza di Lisa Vergogni, e pensiamo che sarà pieno anche domani sera, e poi sabato c'è la compagnia dialettale locale, quindi rimarrà, spero di no, ma la gente fuori. E poi domenica c'è il coro dei Voci Bianche con i bambini e le famiglie, quindi si concluderà molto bene. Non pensavamo qui di avere tutta questa gente, perché non siamo a Milano, siamo a Bottega di Vallefoglia, e invece è sempre pieno, quindi ci inorgoglisce ancora di più.